And the Oscar goes to. E l'Oscar va. The Great Beauty. La grande bellezza. Paolo Sorrentino. Per il miglior film straniero, prima che venisse ufficialmente costituita questa categoria. Ok, thank you to the Academy. Grazie, grazie all'Academy, Tony, grazie a Tony, a Nicola e a tutti gli attori e i produttori e a tutta l'equipe e il crew. Grazie alle fonti di ispirazione, Talking Heads, Federico Fellini, Martin Scorsese e Diego Armando Maradona. Grazie anche a Roma, grazie a Napoli e alla mia grande bellezza personale, Daniela, Anna e Carlo. Grazie a mio fratello Marco, mia sorella Daniela e i miei genitori. Grazie a tutti. Io non volevo solo partecipare alle feste. Volevo avere il potere di farle fallire. E Napoli questa mattina si è svegliata città da Oscar. Un premio, quello sollevato al cielo, ieri da Paolo Sorrentino e Tony Servillo, che ha inorgoglito i cittadini, che adesso sperano in un rilancio in positivo della loro bella città, dopo la pubblicità fatta sul palco del Dolby Theater di Los Angeles. Napoli da sempre è stata capitale del cinema d'autore e scenario paesaggistico invidiabile per produrre qualsiasi tipo di film e fiction. Per strada questa mattina in tanti parlavano del successo ottenuto dalla grande bellezza e molti hanno voluto ringraziare ai nostri microfoni il regista per aver dedicato a Napoli il premio Oscar. Anche noi ringraziamo lui per la sua grande interpretazione. È stata una cosa bella, è stata una cosa positiva e che in effetti diciamo questa dedica ci aiuta a far sì che Napoli migliori sempre di più. È chiaro, è che ci vuole un momento anche particolare. E noi la dedichiamo a lui perché veramente diciamo, è stata una grande sorpresa e un grande successo per Napoli, perché è un film molto bello e porta avanti anche l'idea di Napoli. Sì, l'ho saputo stamattina, fortunatamente, che sera e stanotte, non domenica, contentissimo di tutto, logicamente, anche per questa bellissima città che deve essere rivalutata. Questa diciamo è la punta dell'iceberg adesso, è arrivata a Napoli per poter rivalutare la città. Lo ringraziamo, è stato un orgoglio per noi e per tutta Napoli, penso, è un riscatto. E speriamo che si rilanci per la città di Napoli. Io sono orgoglioso di essere napoletano e abbiamo un esponente napoletano che onora Napoli e tutta la città. Ma sicuramente orgoglioso di questo Oscar, anche perché Sorrentino ha avuto una bellissima carriera, secondo me lo meritava ampiamente.